L'eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e vincente della ghigliottina di venerdì 24 febbraio 2023. Torna l'appuntamento quotidiano con l'eredità, il quiz show seguitissimo di Rai 1. Ma chi ha vinto stasera e chi è il campione di oggi, venerdì 24 febbraio? Questa è la domanda che ritorna come un mantra tutte le sere. E ovviamente anche oggi, alla vigilia del weekend. Puntuale e perentoria, non si scappa. Il gioco è ormai entrato nella quotidianità dei telespettatori ed anche questa sera a partire dalle 18:45 su Rai 1 è pronto a deliziarli con delle avvincenti sfide a colpi di parole. Da casa sono in tanti a provare ad indovinare. Ma chi sarà il campione di oggi? Riuscirà a portarsi a casa il montepremi indovinando la parola di questa sera? Anche oggi, infatti, l'eredità, quiz game di Rai 1, ha tenuto compagnia al pubblico. Tra domande di cultura generale, curiosità e sfide avvincenti. Alla conduzione. Come sempre, Flavio e Sinna. Pronti a giocare anche da casa, comodamente dal divano? Riuscirete ad indovinare la parola vincente della ghigliottina? Che è l'ultimo scoglio del gioco? Ormai la trasmissione è diventata una piacevole routine per molti italiani, che si divertono e staccano un po' la spina dalla quotidianità di sempre. Dopo un'intensa giornata di lavoro. Tra domande di cultura e curiosità per giocare tutti insieme. Anche da casa a colpi di sfide avvincenti. E che allenano la mente, specie nel rush finale dove il montepremi faticosamente accumulato dal campione rischia di dimezzarsi in caso di errore. A sedersi di fronte al padrone di casa per la ghigliottina e a sperare di vincere un unico concorrente. Il campione della serata, l'obiettivo è uno, indovinare la parola, quella che lega tutte quelle della ghigliottina. Sperando di non aver commesso troppi errori. Prima della ghigliottina, novità di questa edizione dell'eredità sono le stoccate finali, si tratta della penultima sfida. Quella decisiva, che consente al concorrente di giocare per il montepremi. Una sfida a due nella quale soltanto uno dei concorrenti riuscirà a ottenere il pass. A sedersi di fronte a Flavio e Sinna e a sperare di vincere, portandosi a casa il premio di puntata. Ad arrivare alle stoccate finali quest'oggi, Marianna e Leo. A vincere alle stoccate finali e a giudicarsi il diritto di andare alla ghigliottina è stata Marianna. Giovane studentessa. Riuscirà a vincere alla ghigliottina, che è l'ultimo scoglio dell'avvincente gioco? Riuscirà a indovinare la parola vincente per portarsi a casa il montepremi finale? Marianna ha vinto le stoccate finali e si è presentata quindi alla ghigliottina. Ultimo step del game quiz, con 200.000 euro. Riuscirà a mantenere la cifra fino alla fine o dovrà dimezzare e rinunciare al bottino completo? Ma vediamo. Ora, com'era composta la sua ghigliottina? Alla fine il montepremi è di 50.000 euro. Riuscirà il campione a portarsi a casa il montepremi? Al netto di tutte le decurtazioni della ghigliottina, quale sarà la parola vincente di questa avvincente ghigliottina che collega tutto? Ecco, ve la sveliamo noi. Marianna ha scelto la parola buon, sarà quella giusta? No, la parola vincente era ingresso. La campionessa ci riproverà domani. Și poate îți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei,